mandiamo questa presentazione in movimento, perché stiamo per avviare i motori delle 24 vetture del WTCC per richiamarle alla pedana di partenza. Lasciate libero il corridoio, perché sta iniziando la presentazione con Gabriele Tarquini, che noi andiamo a salutare. Gabriele Tarquini, il Castrol Honda WTCC Team. Cosa pensi per la gara di Monza? I meteorologi, noi non lo diciamo, non prevedono lo stesso tempo di oggi, ecco. Beh, Monza è importante per me perché rappresenta la prima gara del campionato, quindi punti importanti da raccogliere per il corso, per il proseguo del campionato, ma soprattutto il mio Gran Premio di casa. A Monza ho vinto tante volte, ho fatto sempre delle bellissime gare, ho dei bei ricordi nella mia lunga carriera, quindi spero che anche quest'anno mi porti un po' di fortuna e riesca a raccogliere dei punti e, perché no, magari anche un podio. Con la Honda Civic dello Zengo Motorsport, Norbert Mielitz, Fernando Monge, Seat Leon WTCC per Fernando, Rob F, Seat Leon WTCC della Olinkl.com Munich Motorsport, col numero 74, Pepe Oriola, Seat Leon del 20 Racing Team. Pepe Oriola, il più giovane concorrente, 19 anni per Pepe Oriola. E con il numero 38, eccola l'altra Seat dell'Olinkl.com Munich, per Mark Bassengas, per la Ray Mullock Limited, proprio lui, Ivan Müller, primatista del WTCC con 29 vittorie insieme a Bob Huff. Quest'anno tu, tra i tre campioni del mondo, sei quello che rimane con la Chevrolet. Sì, esattamente, quest'anno ripartiamo con la Chevrolet, ma la squadra adesso è la RML e Lukoil e Aon Team. E siamo una squadra privata quest'anno, ma abbiamo ancora il potenziale di vincere il campionato. Salutiamo Ivan Müller per andare a incontrare il numero 37, la terza vettura della Munich Motorsport, proprio con René Munich. Franz Ingstler, Licky Moly Team numero 6 per Franz, BMW 320 TC. Franz è il più longevo, 52 anni di età da compiere quest'anno per Franz Ingstler. Torniamo in America con la Chevrolet Cruze numero 23 di Tom Chilton. Chevrolet Cruze, Tom Chilton, britannico alla guida per una squadra britannica, il Ray Mullock Limited. 73, blu il colore della BMW, della Vicker Sport. Freddy Bart, lo svizzero Freddy Bart, BMW 320 TC per Freddy. Restiamo in BMW, bianco rosso verde per Mehdi Bennani. Mehdi, il pilota marocchino, Mehdi Bennani ha scelto il WTCC per portare nella sua nazione il motorsport mondiale. Con numero 25 per il Pro Team Racing di Valmiero Presenzini, Mehdi Bennani, BMW 320 TC. Mehdi, thinking to Monza or to Marrakesh, that will be the next round, pensando a Monza o direttamente alla gara di casa Marrakech, che sarà la seconda gara quest'anno del mondiale? Mehdi, For sure I'm looking to fight for all the championship. It's beginning from Monza, but Marrakech is our local race. It's the only one in Arabic in Africa for WTCC, and it's very great because I am a little bit the ambassador of motorsport in Morocco. And it should be good pressure, but I think we're gonna. I hope that BMW have a good potential to fight with the other cars, and to try to find a good way to finish on the good position for each race. Numero 9, Chevrolet Cruze per Alex McDowell per la Bamboo Engineering. È il primo abbinamento consecutivo. Restiamo con la Bamboo Engineering, perché dopo McDowell abbiamo il suo teammate, il suo compagno di squadra, James Nash. James Nash, Chevrolet Cruze della Bamboo Engineering, la seconda Honda del Castrol Honda WTCC Team è quella di Tiago Monteiro, il portoghese Tiago Monteiro. 4 vittorie nel WTCC per Tiago. Ed eccole la Lada con il numero 10, James Thompson. Ha finito benissimo in rosso a Monza, infatti è stato l'ultimo vincitore con l'Alfa Romeo nel tracciato monzese. Veste ancora rosso, anche c'è un po' di grigio. James Thompson con la Lada Granta del Lada Sport Lukoil. The Lada is coming back. So hopefully we can improve on those results this year, and I think we're
much better prepared than we've ever been before. So I think we can have a good start to the season. Lad James Thompson con la Lada se ne va. Ritorniamo a parlare di BMW con il numero 7, il compagno di squadra di Ingstra, Charles Eng. Licky Moly, team Englis, numero 7 da Hong Kong. Ritorniamo con, in casa Lada, con Alexei Duducalo, Lada Granta dello team Sport Lukoil. Presentiamo l'altro pilota di Hong Kong, numero 55, Daryl Young, anche lui BMW ma per la Royal Motorsport, la squadra di Roberto Lavaglia. Tom Coronel, un altro dei longevi della categoria, con la BMW 320 TC, secondo anno per lui della Royal Motorsport. 4 le vittorie di Tom Coronel. Per noi, per il WTCC è tutto, grazie a voi che siete stati, avete fatto un pre-weekend di mondiale, al Fiat Industrial Village che ci ha ospitato e all'iniziativa della Fiat.